atti osceni in luogo pubblico, ingiurie, turpiloquie, e chi più ne ha più ne metta. Qui siamo impazziti. Scarozza Oreste! Adesso mi sentono. So io, Scarozza Oreste, siamo troppo forti. Ma fa la persona seria. Ma papà, ti preoccupa che stai a mettere bene. Siamo un avvocato preciso. Vada là, vada là. Non ci sono dubbi, sono innocente. Sono innocente. È stato un disguido. Oh, ragazzi, beh, rispetto alla corte. Procediamo. Valfredo Orselli di Querciarola. Ciao Valfredo. Ciao Re. Oh, mi prestaste un telefilm americano. Solo il cancelliere, invece d'essere negro, ho saputo che è De Gaglianello. Silenzio! Ah, che gente frequenta nostro figlio. Hai votato repubblicano, hai quello che ti meriti. Avvocato, passiamo alla ricostruzione dei fatti, senza confusione e senza sbrodolare, per piacere. Sbrodolare? Io direi di partire da quella domenica 4 maggio e i fatti che ci riguardano iniziano circa alle ore 13.30 quando il morbo che si annida nella nostra città sta per aggredire anche il qui presente principe Valfredo Orselli di Querciarola che vanta tra i suoi antenati ben due papi. La ringrazio, Otello. Ma principe, è data una mossa che hanno aperto i cancelli! Aureli, mortacci tua, sta Roma è magica, proprio magica! Forza Roma! Forza Lazio! Forza magica Roma! Insomma, avvicinandosi allo stadio, i miei due clienti si trasformavano in due automi. Ah, questo automi, avvocato! Noi siamo tifosi veri, è vero? Direi. Se immagini lei, Sor Giudice, che io e il principe l'altrano ci siamo fatti tutte le trasferte da Roma, e comprese le coppe. Signor pretore, mi costa una cifra sta Roma, se fosse almeno poi la pensione da tifoso. Silenzio, ma lei nella vita che fa, chi è, cosa fa? Elettrauto, signor pretore, elettrauto, grande lavoratore. Se lei ha problemi, Sor Giudice, io non ce l'ho. Se vuole, gli installo pure il videotape nella macchina. Ah, principe, di un po' come ho sistemato il Maserati. Effettivamente, signor pretore, Oreste ha le mani d'oro. Modestamente sono il falcao del fusibile. Professor Dragonesi, ci racconti cosa è successo quella domenica 4 maggio allo Stadio Olimpico. Grazie. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che se quel tizio è il falcao del fusibile, io sono il Rumenig del bisturi. Primario alla clinica Mater Christi di Milano. Chirurgia plastica, lifting, peeling, nasi, seni e altre cose. Sì, altre cose. Primario dell'università La Cattolica sempre di Milano. Insomma, sono un luminare. Appunto, quello che ci chiediamo è come mai un luminare sia finito in una volgare rissa di stile teppistico. No, ma mi spiego. Io partii col mio Maserati da Milano per venire a Roma, per partecipare ad un congresso internazionale sui tessuti facciali, per la ricostruzione e la distensione. E avendo il pomeriggio libero, siccome c'era Roma-Inter, andai allo stadio. Era tutto esaurito. Ho trovato soltanto un biglietto di curva su. Tu come lei sa, è il covo romanista, eh? Ma che fa, Cerenza? Non c'è la richiesta! Mannaggia, madre! Forza Inter! Alto Belli! Scemo, 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 scemo! Postazione scomoda, signor giudice, per l'unico supporter nell'azzurro. Circondato come porta a par da questi selvaggi giallorossi. Per fortuna che improvvisamente l'attacco dell'Inter si inculina nelle file nemiche. Scusi tanto. Dai, Alto Belli, sveglia! Gol! Ciapa! Ciapa! Forza Inter! Lei non sa, signor pretore, cosa si prova in quei momenti, con i minuti che corrono. E poi doveva sentire quel sorcio milanese, come se la rideva. Ci ha fatti neri.
caro pretore, mi scusi, signor giudice, io sono un uomo molto, ma molto obiettivo. Il romano può essere anche molto simpatico, tanto è vero che Alberto Sordi è il mio idolo. Però il romano, se esagera, esagera, è come l'abbacchio. Può essere molto, ma molto heavy, eh? Prego? Pesante. E qui arriviamo al famoso rigore concesso alla Roma non si sa come. Sacrosanto! Silenzio! Be quiet. Che? Di star calmi. Perciò la Roma passa in vantaggio 2-1 all'ultimo minuto. E i due imputati? E i due imputati? La Sozzo Milanese! La Sozzo! Oh, c'è già venuta pure Roma! La coccodrillo del popolo! Ma torna a Milano! Diciamogli adesso. Però piano, Piove, Ora io non sto qui a chiedere che gli animali vengano ghigliottinati. I beg your pardon. Come, prego? Vorrebbe dire scusa, perché noi, la chirurgia plastica, siamo abituati a girare per il mondo e abbiamo una certa dimestichezza con le lingue. Con le lingue straniere, mi scusi. Ma che sti chi? I capelli dei pisati, la per l'usare, mi pisci in testa a me. Ma si capelli dei pisati, se pisci di pantalone. Ma che dici? Perché è spagnolo, è ungherese, sarà turco. No, scusi, sono influenzato un po' dal mio milanese. Volevo dire che quando si ha voglia di fare pipì, non si tira fuori il pene e si piscia in testa a tutti. Se hai voglia di pisciare, ti pisci nei pantaloni. Scusi tanto, perché a 50 anni mi crede seccante. Anche a 30 è seccante. Come dice? No, dico anche a 30 è seccante. La piscia in testa. Scusate, ma il professore c'ha ragione. Io posso anche capire che lo Scarrozzo Oreste segua dei riti tribali, ma lei... Principe! Effettivamente ho perso la calma. E quando lei perde la calma, piscia in testa la gente. Ma che? Innanzitutto, vorrei chiedere a lei, signor pretore, e a voi, signori della corte, la pipì è un'arma? Che dice? Dice se la pipì è un'arma. Torno a chiedere, la pipì è un'arma? No, e che? Rugiada di rose. Acqua degli angeli definisce la pipì del proprio neonato o la nutrice. All'atto di fare la pipì a Bruxelles, capitale, dico capitale di una nazione civilissima come il Belgio, all'atto di fare la pipì hanno addirittura eretto un monumento, il famoso Mannequin Piece. Eccolo qua, sfido chiunque a contraddirmi, eccolo. Il Mannequin Piece, il bambino che fa pipì, lo vedi? Vabbè, un bambino che piscia, avvocato. E allora potrei dedurne con logica elementare che fare la pipì è un'opera d'arte. Sì. Ma non lo farò. Ah, beh. Potrei chiedere la perizia psichiatrica per dimostrare che i miei assistiti non sono legalmente perseguibili, ma non lo farò. Come lo farò? Buono, buono. Non lo farò perché la perizia psichiatrica che li discolpa nella maniera più lampante, noi la leggiamo tutti i giorni sui giornali, noi la vediamo e la sentiamo ogni domenica in TV. Poco fa ho parlato di morbo domenicale, peraltro questo morbo nell'accezione comune viene anche chiamato tifo. E chi è che non è affetto? Lei, per esempio, signor pretore, non mi dirà che quando gli azzurri hanno vinto i campionati mondiali di calcio non ha esultato? Beh, sì, con moderazione. Calcio d'angolo per gli azzurri, è il primo corner che battono gli italiani in questa partita. Dalla bandierina Conti. 2-2, 29esimo minuto del secondo tempo. Forza Italia! Per
perché il tifoso è un matto, è un fanatico, è uno che non mangia se la sua squadra perde, è uno che fa la pipì sulla testa di chi gli ha contro, è uno che picchia sua moglie, che piange, che spera, che venderebbe sua madre per passare una serata a cena con Antonioni, con Rossi o con Chinaglia. Oh, guarda che Chinaglia in cena, l'han gogliati troppi dei bocconi amari. E mo basta, Scherozza, non mi tocchi Chinaglia. C'ha ragione, perché Chinaglia non muove. Oh! C'ha 11 coglioni! Non mi toccare la Lazio, eh! Signor pretore, via le ragazze l'assicuromanisti e facciamola finita! Si vede che le forze dell'ordine sono diventate laziali adesso. Oh, ma prince vede il pisello! Quando parli la Lazio, sciacque dalla bocca dentro al bidet, hai capito? Come se la Lazio fosse la squadra di calcio. Tu stai zitto, nebbioso mio esempio che parla di nebbia. Ma quale nebbia? Mi lancia il pan! Forza, forza! Ma basta, basta, un po' di contegno! Forza Juventus! Forza Juventus! La Roma alla Juve, glielo per culo! La Roma alla Juve, glielo per culo! La Roma alla Juve, glielo per culo! E allora sapete che briga! Forza Napoli! Ecco un Maradona, a Mambaravisa! Io tifo solo per la Scafatese! Ah sì? E allora forza Avellino! Gargiulo, controllati! La Lazio con l'Audruno la fermeranno più! Lazio, Lazio, vaffanculo! Lazio, Lazio, vaffanculo! Lazio, Lazio! Ma che fai il capitano? Lasciatemi, lasciatemi! Lasciatemi!